Andiamo ad Ascoli, Ascoli Avellino, Antonio Monaco. E buon pomeriggio da Ascoli, dove ci si gioca una grande fetta di salvezza tra l'Ascoli e l'Avellino, punti in palio pesantissimi per evitare di essere risucchiate entrambe le formazioni nella zona play-out e quindi giocarsi poi nelle ultime partite la salvezza. Le formazioni delle squadre sono le seguenti: Ascoli in campo, tra l'altro priva di Felicioli perché è indisponibile, con Lanni in porta, Almici, Agustin, Mengoni e Mignanelli nel pacchetto arretrato, centrocampo a 4, Orsolini, Addae, Cassata e Giorgi davanti, Cacia e Favilli. La risposta dell'Avellino con Radunovic in porta, poi Gonzales, Gidai, Jim City e Perrotta a completare la linea difensiva, Laverone e D'Angelo di esterni di centrocampo, Paghera e Moretti al centro, davanti Verdi e Eusepi. Non ci sarà Ardemagni perché è squalificato tra gli irpini, fuori anche Migliorini, Gavazzi, Asma, che sono indisponibili. L'arbitro è il signor Ross di Pordenone. Studio Cacia per l'Ascoli, un bel gol, lo racconteremo tra qualche istante, capolavoro di Favilli e Cacia che mette dentro esattamente al minuto 24. Ascoli 1 Avellino 0, a te la linea. Ad Ascoli dunque è cambiato il punteggio, con l'Ascoli che è passato in vantaggio sull'Avellino 1-0, dunque il gol di Cacia, ve lo raccontiamo. Favilli, grande azione a sinistra, sulla corsia di sinistra, dunque Favilli poi è entrato all'interno dell'area di rigore, due finte ai danni dei difensori dell'Avellino, pallone al centro, è arrivato Cacia in anticipo su tutta la retroguardia bianco-verde e ha toccato morbido il pallone sul primo palo, nulla da fare per Radunovic, il vantaggio della formazione di Case. Allora attacca adesso l'Avellino, lo fa sulla corsia di destra e scende Laverone, prova a mettere un pallone al centro, lo fa in questo momento, interviene Adderi, parte l'Ascoli che conduce 1-0 esattamente al 27esimo. Andiamo a Pisa. Nel primo tempo Orsolini, il raddoppio dell'Ascoli, grandissimo gol, Ascoli 2 Avellino 0 esattamente al secondo minuto, a te la linea. E allora vi raccontiamo il raddoppio dell'Ascoli maturato al secondo minuto di gioco. Buona l'azione di Cacia sulla linea dei 18 metri, ha visto Cacia il compagno di squadra Orsolini andare all'interno dell'area di rigore, ottimo il suggerimento, Orsolini a giro sul secondo palo, nulla da fare per il portiere dell'Avellino Radunovic, palla in rete per l'entusiasmo dei tifosi e bianconeri. Ad Ascoli è il 42esimo, i secondi 30, sempre 2-0 per la formazione di casa che adesso attacca in contropiede, lo fa con la corsia di sinistra, pallone per Orsolini, attenzione, interviene su di lui all'indietro Gonzales che è entrato al posto di Belloni, però viene commesso un fallo sul difensore biancoverde, ci sarà dunque un calcio di punizione a favore della formazione irpina che sta cercando il tutto per tutto, almeno per realizzare un gol per rientrare in partita, ma i minuti scorrono, ne mancano due al termine più il recupero, è sotto di due gol. Andiamo a Pisa. Diamo la linea ad Ascoli. Anche ad Ascoli pochi secondi al termine, proprio in questo momento il direttore di gara, che vi ricordiamo è il signor Ross di Pordenone, comanda la fine del match. Ha vinto l'Ascoli, l'ha fatto con merito sull'Avellino, 2-0 il finale, e la linea va a Pisa.